approfittare di questa piccola pausa, ecco, per dire questa cosa: il segreto per vincere al premio San Valentino, come si finisce al muro? Di solito uno, cioè, si diciamo può partecipare che, diciamo che ci sono quelli che scrivono molto molto bene e molto spesso quando partecipano a un concorso, non vedendo arrivare la propria poesia al primo posto, soprattutto al nostro concorso, ci restano maluccio, perché dice, ma come, io sono così bravo, in altre parti mi premi, cioè, ho scritto in rima, la rima era baciata, la metrica era perfetta. Il problema è che al premio San Valentino la poesia deve riuscire a fare una cosa: battere il cuore. Se non provoca emozioni, se non provoca emozioni, la poesia per noi può essere perfetta dal punto di vista letterario, magari avrà un 5 punti su 10, perché, ma gli altri 5 li conquista soltanto se fa battere il cuore. E questa è la differenza tra le poesie che non hanno vinto e quelle che sono in mattonella. Queste mattonella hanno fatto battere il cuore. A posto, quindi per chi parteciperà d'ora in avanti, guardate particolarmente al sentimento, come fanno i ragazzi, veramente quello che sgorga dall'anima. Continuiamo, perché effettivamente vi vedo tutti un po' così e effettivamente va freddino, quindi faremo quanto più presto è possibile. Passiamo subito alla sezione ragazzi, che era il liceo, ed era Erika Rinzulli del liceo scientifico di Adripalda, che ha vinto anche lei la mattonella. Vieni Erika. E c'era già il segno, però tu me l'hai tolto. Sì, 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 sì. Ah, eccolo qua, perfetto. Che bella, che fiore, vieni. Ed era l'anno scorso, 2016. Scorso, 2016. Sì. Però questa tu l'hai mandata che era ancora 2015, per vincere il 2016. Sì, sì. E si chiama Amanti Principianti. Amanti Principianti. Amanti Principianti, come apprendisti senza maestro, forgiano impacciati i propri sentimenti, sussurrano parole troppo pesanti per essere urlate, si stringono per soffocare tra gli spigoli dei loro corpi le proprie paure. Curiosi si sfiorano, piano, per paura di lasciare il segno e, irrimediabilmente, rovinare. Amanti principianti, come turisti senza guida, vagano impazienti tra le proprie emozioni, percepiscono odori troppo insicuri per gli altri. Si tengono per mano per schiacciare tra le curve dei loro palmi le proprie insicurezze. Ignari si baciano, piano, per paura di perdere il senno e, inesorabilmente, amare. Complimenti, continua a scrivere. E vi dirò di più, quest'anno per la nuova edizione del Premio San Valentino abbiamo inserito altre sezioni. La gente partecipa, vuole per forza vincere, perché è un argomento bellissimo, l'amore, gli innamorati, l'innamoramento, e quindi ci sarà una sezione che so che tu hai già fatto, e quindi te lo sto dicendo perché seguici attraverso la pagina Facebook, perché non ve le diciamo ancora queste cose, ma siccome sta nascendo anche un'associazione grazie al Premio San Valentino, ci saranno 4-5 sezioni in più. Non vi anticipo nulla perché le stiamo ancora vagliando e appena sono pronte vi daremo tutte le notizie del caso, ma sono certa che tu parteciperai ancora, perché questa non hai partecipato con la poesia, ecco, allora avrai modo di partecipare con altre cose, ok? Dillo anche ai ragazzi, soprattutto i ragazzini che sono bravissimi con i cellulari, con il web, sì. Non ti dico niente più, poi che penso che hai capito già qualcosa. Ci sarà spazio, okay? Sarà spazio veramente per tutti i sentimenti, ragazzi, in tutte le sfaccettature. Dove vai? Madò, stiamo veramente cercando di correre quanto più possibile. C'hai ragione. Ok, va bene, tanto stiamo finendo alla fine.